Ancora enormi difficoltà per i residenti dei comuni serviti da HSPA e quella che inizia oggi, settimana che porta al Ferragosto, si annuncia complicatissima e piena di disagi. Ad oggi, secondo il nuovo calendario delle chiusure stilato dall'azienda Consortile Acquedottistica, migliaia di cittadini si troveranno a fronteggiare notti a secco e provvedere alle scorte con taniche e bottiglie a causa dei serbatoi che resteranno chiusi fino al 16 agosto dalle prime ore della serata, a seconda delle zone, e fino alle ore 6 del mattino. Nel momento in cui c'è un extra consumo nei rami principali a monte, si rischia che non ci sia acqua nei rami terminali. Questo è il motivo per cui si fanno le chiusure sui serbatoi, cioè su questi nodi intermedi della rete, per far sì di tutelare la risorsa idrica dei tratti terminali. Perché utilizziamo certe ore di chiusura? Perché sono necessarie quelle ore per avere la ricarica dei serbatoi che alimentano i tratti terminali. A noi non piace chiudere l'acqua perché per noi è un extra lavoro e ovviamente noi siamo un gestore che ha una tariffazione a metro cubo. Però noi abbiamo il dovere di amministrare operativamente sulla rete questa risorsa, sempre con quel criterio di solidarietà e di sostenibilità che è espresso da tutte quante le norme. Volevo appena ricordare che noi siamo la trincea, che noi siamo quelli che subiscono l'onda d'urto, sia ovviamente dell'utenza, del bisogno dell'utenza, sia dei cambiamenti climatici, sia della riduzione di acqua alle sorgenti. Noi siamo la trincea. Non è dato sapere per quanto tempo rimarranno in vigore le disposizioni ACA, ma una cosa è certa: l'ondata di forte caldo e l'assenza di precipitazioni che non permette ai serbatoi e alle sorgenti di ricaricarsi è l'avvisaglia che l'emergenza potrebbe durare ancora molto. Per questo proseguono i lavori per aumentare la portata dell'acqua nelle condotte idriche di Bussi sul Tirino. Entro il 30 settembre chiudiamo il cantiere di questo progetto che ci doveva portare non 60 ma 200 litri secondo, quindi sicuramente noi usciremo fuori nel mese di settembre. Il discorso delle turnazioni, ripeto, serve a tutelare la risorsa dei tratti terminali della rete. Intanto è emergenza anche per quanto riguarda l'agricoltura, con il Consorzio di Bonifica Centro che, relativamente alla particolare situazione siccitosa derivante dalla diga di Penne, sospenderà a partire da oggi il servizio su Penne, Loreto Prutino, Colle Corvino, Cappelle sul Tavo, Moscufo, Pianella, Montesilvano e Città Sant'Angelo, scatenando la protesta di agricoltori costretti all'approvvigionamento di acqua potabile per non buttare all'aria mesi di lavoro.